Superbonus del 110%, è veramente tutto finito? È una forma di incentivo ormai morta, destinata a chiudere qui i battenti? Ora, perché faccio questo video? Questo video nasce da una considerazione molto semplice. Negli ultimi tempi non faccio altro che sentire da parte di iscritti al canale, clienti, nonché ho notato che è riportato molto spesso su carta stampata, che il super bonus ormai è morto, che non si può più se non si possono più iniziare lavori per i quali richiedere l'accesso all'incentivo, che chi è ormai in procinto di iniziare i lavori o li ha iniziati da poco vedrà delle brutte sorprese, perderà tutti i soldi, eccetera. Per cui un paio di giorni fa, l'altro ieri, ho pubblicato un video in cui ho spiegato come attualmente è in fase di discussione il processo di conversione in legge del decreto aiuti. Ho indicato quelle che secondo me sono le prospettive più immediate per il super bonus, cioè che cosa succederà da qui a qualche settimana. I commenti che ho ricevuto sono stati un po', diciamo, quantomeno inaspettati, nel senso ho continuato a notare che tutti mi dicono: no, il super bonus ormai è morto, tutte queste variazioni, tutte queste continue modifiche al super bonus sono fatte solo per creare confusione e servono per far arricchire tecnici, imprese e quant'altro. Quello che ho notato è che non si è capito effettivamente, la gente non ha capito effettivamente o fa finta di non capire chi veramente sta per beneficiare di questa situazione e che beneficerà di questa situazione così complessa e in continua evoluzione. Sicuramente non i professionisti impiegati e non le imprese. Per cui ho deciso di fare un video in cui voglio spiegare in maniera ancora più diretta che cosa succederà secondo me da qui a qualche mese, qualche settimana, mese, e chi veramente beneficerà di questa situazione così complessa. Sono Andrea Cipriano, un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare il video ti chiedo di iscriverti al canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto, ottenendo quindi un'assistenza se tu ne hai bisogno un pochino più diretta, appunto nel caso in cui tu stia ristrutturando casa, stai eseguendo dei lavori per cui richiedi l'accesso a uno dei tanti incentivi presenti o sei impegnato in una compravendita immobiliare. Detto questo, ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. Allora, facciamo un piccolo cappello. Allora, ho fatto già diversi video in passato in cui ho spiegato come dall'inizio del 2022 ci sono state tutta una serie di decreti, tutta una serie di iniziative che hanno portato delle modifiche al Superbonus 110 e in particolar modo al meccanismo della cessione del credito, che ha portato tutta una serie di problemi. Il problema più evidente, qual è? Il problema più evidente è che praticamente le banche hanno chiuso le saracinesche, hanno cominciato a non acquistare più i crediti che erano stati maturati e quindi che cosa è successo? È successo che professionisti e imprese che magari hanno applicato lo sconto in fattura per determinati lavori che erano incentivabili col superbonus si sono trovati con tanto lavoro, tanti crediti maturati, però impossibilità di poi di cederli alle banche, quindi di convertirli in moneta, in soldi. E questo ha fatto entrare in crisi un pochino il settore, molte imprese, molti professionisti si trovano in grande difficoltà. La conseguenza qual è stata? La conseguenza diretta è stata che laddove c'erano dei lavori già avviati, questi sono stati bloccati, proprio perché i professionisti e imprese non potevano lavorare laddove non vedevano che non c'era la possibilità poi di monetizzare il lavoro compiuto, quindi cantieri bloccati, beneficiari, clienti finali, quindi impauriti che si trovano magari lavori iniziati e che poi non si sa se verranno portati a termine, quando verranno portati a termine, oppure lavori che dovevano iniziare da lì a breve e che invece vengono continuamente rimandati. D'altro lato, anche i fornitori si sono trovati in grossa difficoltà perché magari avevano applicato anche loro sconti in fattura, non vedendo più la possibilità di monetizzare questi crediti, hanno cominciato a rinviare, posticipare le forniture, quindi tutto il settore si è un pochino bloccato e ovviamente
la situazione si è un pochino ingessata, il clima è diventato molto, diciamo, sospetto, per cui il beneficiario finale comincia ad avere la paura di non riuscire più a completare o comunque a eseguire i lavori per i quali aveva cominciato già a fare per i quali erano stati fatti tutti quanti i progetti, i capitolati, eccetera. Quindi il settore si è un pochino ingessato. Ma chi successivamente, vabbè, anche su questo ho fatto un video apposta, è stato emanato ultimamente il decreto, il famoso decreto aiuti, che consentirà alle banche di vendere i crediti maturati, i crediti acquistati anche ai cosiddetti clienti professionali, quindi questo aprirà un grosso spiraglio alle banche. Le banche potranno avere, quindi riusciranno a monetizzare, a vendere i crediti che hanno acquistato. Ovviamente questo potrà essere fatto solamente quando verrà completato l'iter di conversione in legge del decreto aiuti, che probabilmente terminerà intorno alla metà di luglio. Ma in tutta questa situazione, cioè, chi ha effettivamente beneficiato di questa situazione così indecisa? Allora, cominciamo col dire che queste sono delle considerazioni personali. Però mi sembra basate su delle evidenze molto chiare. Sicuramente non hanno beneficiato di questa situazione né le imprese né i professionisti, che si trovano magari a veder riconosciuti crediti maturati con mesi di ritardo e probabilmente non alle condizioni che si aspettavano. Perché? Perché mentre in una prima fase di cessione del credito, le banche riconoscevano a chi cedeva a loro i crediti circa 102, 103, 104 euro ogni 110 euro di crediti che gli venivano erogati. Adesso, con la situazione che è diventata così instabile, diciamo, sicuramente le banche, questo è quello che mi aspetto, non acquisteranno più i crediti a quelle cifre, ma sicuramente a delle cifre molto più basse. Esempio molto pratico, Banca Intesa San Paolo. Banca Intesa San Paolo fino a qualche tempo fa, per i crediti che erano stati ceduti fino al 30 giugno del 2022, lei riconosceva 102 euro ogni 110 di crediti che gli venivano dati. La banca, dopo tutta questa confusione, ha bloccato ovviamente l'acquisto dei crediti. Notizia è che dal 1 luglio Banca Intesa San Paolo acquisterà i crediti, cioè per i crediti che acquisterà relativi a lavori in ambito edile, quindi rifacenti all'incentivo del Superbonus, riconoscerà 99 euro ogni 110 di crediti che gli vengono ceduti. Quindi Banca Intesa San Paolo riconosce 3 euro in meno ogni 110, quindi ci guadagna quasi quasi il 3%. Quindi riconosce 3 euro in meno rispetto a qualche settimana prima. Quindi qual è secondo me lo scenario che si apre? Lo scenario è che le banche riconosceranno meno di quello che riconoscevano prima, quando c'era più concorrenza tra di loro. I clienti che si trovano in difficoltà e che adesso hanno la paura di non riuscire più a, diciamo, i clienti cominciano ad avere paura di non terminare i cantieri, professionisti e imprese di non monetizzare quello che avevano scontato in fattura, quindi sicuramente si troveranno ad accettare condizioni per loro più sfavorevoli che gli vengono fatte dalle banche. Le banche, grazie al decreto aiuti, avranno più capitali perché potranno rivolgersi ai cosiddetti clienti professionali, quindi torneranno a vendere i propri crediti. Quindi io mi chiedo, chi secondo voi da questa situazione ci ha guadagnato? I professionisti, le imprese o le banche? Io credo che questa sia un'analisi abbastanza chiara e oggettiva, a cui lascio a voi la conclusione di chi beneficerà effettivamente di una situazione così, vogliamo dire, indecifrabile, indecisa. Il mio parere, la mia opinione me la sono fatta. Fatevela anche voi in maniera autonoma. E valutate voi se effettivamente sono i professionisti e le imprese che guadagnano da questa situazione oppure sono le banche.
Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace, condividilo. Come detto, iscriviti al canale YouTube cliccando sulla campanellina, rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi, puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto. Ciao!